un'altra grande puntata del talk scienzemotori.com, oggi in compagnia di un grande ospite, Simone Lurieri. Ciao Simone, benvenuto. Ciao a tutti, ciao Giacomo. Simone è un preparatore fisico professionista specializzato in preparazione atletica individuale con una notevole esperienza. Sono molto felice che tu sia qua. In questo spazio parliamo di quelle che sono state le strategie che ti hanno portato a fare con successo quello che fai oggi. Lo facciamo condividendo un'ottima tazza di tè, iniziando dalla prima domanda: come è iniziato il tuo percorso? Allora, il mio percorso è iniziato con la laurea in scienze motorie e poi è proseguita con un paio di master, prima sulla parte di fisioterapia sportiva e poi per la preparazione atletica. Quindi mi sono specializzato in quello, dall'allenamento funzionale, comunque tecniche sempre più avanzate per quanto riguarda il miglioramento della performance e niente, ed è tuttora comunque in continua evoluzione, sì. È iniziata in Italia e poi piano piano ho preso contatti anche all'estero e poi insomma questa è stata la mia esperienza, insomma. Tu sei stato anche un atleta? Sono stato un atleta, sì. Ho sempre giocato a calcio perché è la mia passione fin da quando sono piccolo, quindi finché ho potuto, finché insomma era il mio obiettivo, ho giocato, poi ho preferito continuare gli studi e iniziare a fare la nuova vita da preparatore, insomma. Nel calcio, visto che è stato il tuo sport di origine, sei attivo come preparatore, segui squadre, giocatori? Sì, io sono preparatore atletico professionista, perché ho fatto il corso con la federazione, eccetera, e seguo moltissimi atleti che praticano calcio a, diciamo, tutti i livelli. E ho molti atleti professionisti, anche di Serie A, Serie B, Lega Pro, e siamo sempre in continuo allenamento, diciamo. E non faccio parte ancora di uno staff, di una squadra. Questo è un passo che comunque vorrò compiere piano piano, però prima avevo da fare un po' di cose mie, nel senso dall'aggiornarsi comunque a approfondire quelle che sono le mie passioni e quello che secondo me può essere utile al miglioramento della performance del calciatore. Ritengo molto interessante il fatto che tu sia un preparatore fisico molto specializzato e che lavori individualmente. Non sono tanti ancora in Italia, da quello che vedo, a coprire questo ruolo, cioè a farsi cercare da atleti che magari vogliono approfondire, vogliono qualcosa in più per la preparazione atletica. Come nascono queste dinamiche, come entri in contatto con i giocatori? Guarda, tocchi un tasto a cui tengo particolarmente. Penso che per aumentare la qualità di una squadra si debba comunque migliorare la qualità del giocatore. E questo passa appunto da un miglioramento della condizione atletica. Tutti noi siamo diversi e abbiamo esigenze diverse, sia dalla parte di prevenzione, sia comunque al miglioramento delle capacità aerobiche, piuttosto che la forza esplosiva, la forza nelle sue componenti. E quindi la ritengo una soluzione decisiva per migliorare un calciatore. Quindi sì, siamo non tantissimi, o perlomeno quelli che si battono per inserire all'interno di una dinamica di squadra appunto il lavoro individuale specifico, che possa essere la parte di recupero, la parte di recovery, oppure proprio a livello di condizionamento vero e proprio. Come ti contattano? Vabbè, alcuni per passaparola, quindi perché magari ho lavorato con giocatori che poi hanno fatto un buon feedback, o altrimenti su Instagram o mio social network, che comunque utilizzo maggiormente, o il sito internet dedicato appunto a quello che faccio, al mio lavoro, o anche attraverso la rubrica che comunque tengo con il Nuovo Calcio, che è la rivista appunto che tratta di preparazione atletica per quanto riguarda lo sport del calcio, dove ho un mio spazio e sia cartaceo che con i video, insomma. Ma anche su questo sei molto innovatore, nel senso che tanti preparatori fisici appunto lavorano con una società sportiva e quindi relegano proprio la dinamica lavorativa a questo, a quel rapporto. Lavorare con un sito, lavorare con i social è una cosa che in pochi fanno, poi dovendosi presentare individualmente. Sì. Questa esigenza immagino sia nata appunto da voler essere un freelance, un autonomo, e come la stai portando avanti? Cioè tu alimenti le tue social
fanpage, immagino, il sito ti In presenta. continua Qual è il evoluzione sito nel sito? è www.sltraining.it. sltraining.it. Sì, diciamo in continuo aggiornamento. All'interno del sito vengono caricati comunque degli aggiornamenti per quanto riguarda il mio curriculum e le specializzazioni che prende, poi tutta la descrizione di quelle che sono poi le componenti che vengono maggiormente lavorate quando si fa una preparazione atletica. Questo è per quanto riguarda il sito. All'interno di una squadra comunque il giocatore lavora, si allena, eccetera. Quindi secondo me non dovrebbero perlomeno essere due parti sconnesse, ma comunque perché si parla sempre del bene dell'atleta. Quindi se un giocatore, in questo caso di calcio, ha bisogno di lavorare di più o comunque fare qualcosa nel più specifico, è giusto che abbia questa possibilità. Quindi per quanto mi riguarda e per il mio lavoro non è andare sopra a quello che il giocatore fa con la squadra, è comunque una cosa cristallina, nel senso di dire abbiamo fatto questo tipo di lavoro perché il suo passato sportivo piuttosto che altro richiede questo. Non è un lavorare di nascosto, non vuol dire che se uno ha un preparatore personale deve lavorare a parte o comunque sconnesso dalla squadra, ma deve essere contestualizzato a quello che è la dinamica collettiva. E hai mai trovato frizioni da questo punto di vista? Allora, Perché immagino che questo sulla carta è tutto ok, magari possono succedere anche dinamiche differenti. Possono succedere, non dovrebbero succedere se c'è un dialogo, ok? Perché io reputo che una delle prime cause di infortunio per un giocatore sia il cambio di squadra o il cambio di staff tecnico all'interno della squadra in cui milita. Quindi sapere quello che c'è stato prima è importante, soprattutto proprio per la prevenzione ed eventualmente se ci sono degli infortuni superati o comunque magari a rischio di recidiva, così portarli avanti e trattare comunque la prevenzione specifica. Quindi questo secondo me è importante e penso ci sia poca comunicazione quando un giocatore cambia squadra, quindi tra i due staff, invece c'è una figura che fa da collante, penso che il giocatore possa solo trarne dei benefici, insomma. Questa è la mia opinione. È un ottimo punto di vista, anche la sensibilità di capire il fatto che un trasferimento, un cambio di ambiente possa essere l'origine poi di un rischio, di un infortunio, e che oggi mi sembra che soprattutto nell'ambito professionistico sia l'elemento numero uno da tenere in considerazione, cioè la prevenzione. Direi proprio di sì, probabilmente si gioca sempre di più, i ritmi sono sempre più frenetici, c'è poco tempo per recuperare e poco tempo per allenarsi, quindi l'importante è farlo bene, tenere alte delle componenti muscolari piuttosto che aerobiche per far sì che poi il giocatore abbia un rendimento costante di alto livello, quindi questo è il primo obiettivo. La prevenzione stessa passa da questo, cioè, per me, per quanto mi riguarda, la prevenzione può essere la forza, la prevenzione può essere gestire la capacità atletica e appunto il rischio di infortuni deve comunque essere ridotto al minimo. Tu hai Questo avuto esperienza all'estero, abbiamo detto, hai fatto a formazione, livello di formazione, sì. esatto. Cosa ti ha insegnato in ambito di performance, in ambito di prevenzione? Allora, mi ha insegnato intanto ad avere una visione un pochino più ampia rispetto a quello che è stato appunto il mio percorso di studi sul territorio italiano e introdurre magari delle tecniche che sono riprese anche da altri sport che comunque possono essere contestualizzate nella parte specifica del gesto. Quindi questo intanto mi ha aiutato molto. E anche nella gestione appunto dei carichi di lavoro per il giocatore. Questo penso sia il più grande insegnamento. E poi comunque relazionarsi con metodi di lavoro, mezzi di lavoro diversi ti permette di essere un pochino più versatile, quindi di non focalizzarti solo su una tecnica o solo nell'utilizzo di un attrezzo, ma comunque di essere un allenatore adattabile. Ok, Quali questo. sono gli altri sport da cui hai preso Beh, spunto? diciamo il football americano per quanto riguarda l'esplosività e i cambi di direzione,
magari anche qualcosa che ho fatto anche da solo, nel senso che mi sono appassionato un po' di più per quanto riguarda la gestione del core, anche sulle arti marziali, piuttosto che il tennis, anche sulle rotazioni. E questo è, cioè, il gesto motorio deve essere il più economico e più efficace possibile, riducendo al minimo quelle che possono essere i traumi di gioco o comunque dei rischi di infortunio dovuti allo sport che si pratica, insomma. Abbiamo parlato di estero, abbiamo parlato di futuro americano, quindi ovviamente il riferimento agli Stati Uniti. Quali ambiente hai potuto vedere negli Stati Uniti, oppure se hai avuto esperienza anche in Europa? Allora, negli Stati Uniti, ovviamente ho avuto contatto con il football americano, era un off-season, quindi ho avuto modo di vedere come gestivano determinati allenamenti, come venivano testati gli atleti e come lavoravano in palestra. Quindi questo per quanto riguarda la parte degli Stati Uniti. Invece in Europa, comunque tra Germania e Spagna, anche avevo fatto qualcosa sul CrossFit Football, quindi la metodologia CrossFit applicata al gioco del calcio o comunque a sport situazionali con cambi di direzione, mi ha aiutato molto, sia per i lavori in palestra che di campo. Mentre in Europa, sempre rimanendo in Europa, in Germania, avendo fatto una mentorship, sempre per quanto riguarda la parte atletica, mi ha aiutato molto a livello di prevenzione, a livello di recovery e prevenzione infortuni, insomma. Mentorship. Sì. Noi qui spesso parliamo di mentori, che è un argomento piuttosto importante e, come vedo, all'estero è tenuto in forte considerazione. Cosa intendi quando vai a fare una mentorship in un ambiente del genere? Allora, le mentorship sono dei full immersion, diciamo dai minimo 4, massimo 7-8 giorni, dove vengono approfonditi dei temi specifici. Nel caso che ho potuto valutare dal vivo, e comunque sono sulla parte di preparazione atletica o comunque di prevenzione infortuni o a livello proprio di una tecnica specifica. Possa essere il sollevamento pesi o altro, insomma. Il livello di aggiornamento che hai trovato all'estero, cioè da parte di altri preparatori, l'importanza che danno all'aggiornamento, qual è rispetto all'Italia? È molto alta perché comunque ti permette di aggiungere sempre un tassello a quello che è la tua formazione professionale e alla tua visione e applicazione che hai nel lavoro. Quello è molto alto. Penso che anche in Italia sia comunque alta e buona come livello di aggiornamento, però il consiglio, piccolo consiglio che posso dare è di non fermarsi solo su un tipo di visione, ma possono essere presi spunti anche magari da filosofie completamente diverse da quelle che in realtà vengono portate avanti maggiormente da noi, insomma. Tu come mentori hai avuto persone in particolare che ti hanno stimolato a fare quello che stai facendo, o ti hanno dato un indirizzo, una suggestione? Allora, no, perché comunque è sempre stata un'aspirazione mia personale il fatto di migliorarsi sempre e prendere quello che di nuovo e di buono c'è e metterlo dentro alla mia filosofia di lavoro. Ho trovato tantissimi formatori che mi hanno aiutato, che comunque mi hanno sempre stimolato in quello che faccio, sia italiani che ovviamente all'estero, e quindi li porto sempre come esempio. Magari quando cerco di trasmettere un messaggio anche ai miei atleti o comunque con chi mi relaziono per farmi conoscere. E sugli altri sport, quindi abbiamo parlato del calcio, ok? Quanto hai attinto anche da altre discipline, hai avuto anche altre esperienze pratiche con atleti, segui atleti di altre Vabbè, discipline? sì, ho seguito alcuni atleti per quanto riguarda il tennis, l'hockey. Qualcuno di arti marziali, insomma, sempre per il miglioramento della performance, quindi non sono mai stato però affiliato comunque, come ho già detto in precedenza, a uno staff di uno sport specifico adesso. La mia passione è il calcio e cercherò poi di portare quella che è la mia idea all'interno di un gruppo di lavoro sportivo nel calcio, insomma. E per quanto riguarda, prima tu hai parlato anche una formazione post laurea che hai fatto, su cosa ti sei specializzato in particolare? Allora, mi sono specializzato
inizialmente sempre con un master universitario su fisioterapia sportiva, dove in realtà era da uditore perché non mi poteva essere riconosciuto Certo. il tirocinio all'interno di una struttura fisioterapica, però avendo fatto anche dei corsi prima, insomma, anche a livello di terapia manuale piuttosto che di gestione degli infortuni, quello è stato molto importante a livello pratico per me. Poi successivamente, sulla parte di preparazione atletica, quindi miglioramento della performance a livello atletico, sia in campo che in palestra, quello è stato poi l'inizio del vero percorso che ho voluto portare avanti, che mi ha spinto a livello sia emotivo sia a livello di fame nel migliorarsi, e insomma, è in continua Ritengo, guarda, molto evoluzione. importante anche approfondire questo perché anche se non vai per una specializzazione che potrai utilizzare poi in ambito pratico, quello che riesci ad acquisire come informazioni nel campo, per esempio, in questo caso della fisioterapia sportiva, riabilitazione sportiva, è molto attinente a quello che andrai a fare anche in un dialogo che devi avere con altri professionisti. Certo. Da noi questo ancora c'è poco, cioè l'idea di fare da uditore è poco concepita, cioè vado, mi devo certificare così io faccio. Io stesso negli anni ho magari investito tempo, anche denaro, su specializzazioni e declinazioni che non erano proprie di quello che sarei andato a fare. Lo stesso vale per l'osteopatia, che è una disciplina veramente molto ampia e che ti permette di avere una prospettiva completamente diversa. Quindi, appoggio e capisco la necessità di investire tempo e denaro in una specializzazione che poi non ti vedrà quotidianamente impegnato, ma ti può dare tante informazioni per arricchire quello che stai facendo. Ed è per questo che poi, insomma, viene fuori un successo a livello professionale, perché sono quegli elementi che gli altri magari non vedono, no? Guarda, Ti piace sono parlarne di felicissimo questo. di sentire queste parole perché comunque vieni preso a volte un pochino per stupido, no? Nel dire vai a fare una cosa che poi a livello di cartaceo non ti serve. In realtà nella nostra posizione c'è sempre da imparare per quanto riguarda l'anatomia, per quanto riguarda comunque tanti aspetti che sono legati alla parte fisica, no? Quindi mi ha aiutato tanto. Come primo passo da poi inserire con gli studi successivi per quanto riguarda la mia professione, insomma, perché poi giustamente ti devi relazionare anche con altre figure che possono comunque interagire con te e devi sapere, insomma, come farlo e creare un buon rapporto perché non ci sono figure che vanno oltre a quella dell'altro, perché poi il bene è sempre quello dell'atleta. Non devi privilegiare te, ma devi comunque cercare di dare il meglio in termini di preparazione fisica e poi a livello fisioterapico, medico, mettiamola come vogliamo, insomma. Questo è l'unico obiettivo da raggiungere. Questa considerazione è sicuramente frutto poi del fatto che tu sei stato un atleta, anche se sono stato in campo più di 20 anni, quindi so che al centro è necessario mettere l'atleta. L'errore molto spesso viene da chi non ha vissuto la parte agonistica, per Esatto. cui questo lavoro è un fondamentale. Dovrebbe essere un po' per tutti, perché poi insomma, è una parte fondamentale della vita, vivere lo sport sia in modo educativo che per necessità fisiologiche. Però lo stare in campo ti fa capire quanto nel momento in cui ti trovi a essere un professionista, al centro ci debba stare l'atleta e non te. E allora ecco perché imparare anche a dialogare con altre figure è un aspetto fondamentale. Imparare ad ascoltare, imparare a capire cosa stanno facendo altri è un aspetto fondamentale. Il tuo ruolo oggi è particolarmente innovativo, come ho detto anche all'inizio, perché sono pochi quelli che fanno il preparatore fisico individuale nell'alta categoria. La maggior parte sono preparatori fisici che operano all'interno della società sportiva con una dinamica allenatore, secondo allenatore, preparatore fisico, di staff, no? Tu sei esterno, ma devi essere ancora più bravo a dialogare con lo staff, a farti riconoscere come figura autorevole, avere il rispetto uno staff e di conseguenza tutti questi elementi sono veramente molto importanti. Guarda, quando termino un programma di allenamento o comunque delle sessioni con i miei atleti, la prima cosa che ho piacere di fare è parlare appunto con lo staff che segue poi a livello collettivo gli atleti, perché comunque non sono blocchi a sé stanti, ma comunque devono essere
correlati tra loro, quindi il mio lavoro non deve essere smontato da quello che viene dopo, io non devo smontare il lavoro che c'è stato prima o che comunque magari poi verrà dopo. Quindi secondo me è un concetto fondamentale che si lavora per quello. Abbiamo detto qua tu sei un innovatore, immagino che ovviamente abbia anche attinto, avendo avuto esperienze all'estero, dove invece questa figura è più nota, diciamo il preparatore fisico individuale all'interno della squadra di football, di hockey, di baseball, di pallacanestro è molto più conosciuta e là hai avuto modo di capire come si relazionano, se hai conosciuto magari professionisti di livello che fanno questo? Sì, ho avuto modo di confrontarmi comunque per quanto riguarda la gestione vera e propria di un atleta ed effettivamente poi sposano quello che è il progetto di seguire un atleta anche nel momento in cui cambia squadra o comunque si infortunia o gestisce delle problematiche che si porta dietro da tanto, insomma. Quando si lavora in gruppo c'è sempre poco tempo. E quindi avere una persona o comunque qualcuno di fiducia che ti ha seguito, che ti possa dire in realtà qual è la tua condizione attuale, è un'arma in più per l'atleta, no? Dove vengono a cercarti gli atleti? Sì, O passaparola. no, dico localmente, cioè tu dove Ah, ti operi? scusami, sì, io abito a Forte dei Marmi Ok. e comunque molto spesso mi trovo a lavorare lì, insomma, nel luogo dove abito, però mi sposto anche spesso con i miei atleti, insomma, vado da loro anche solo per una valutazione piuttosto che uno screening o comunque avere un'idea di quella che è la condizione Certo, attuale. questo ritengo sia molto interessante anche per chi ci sta Molto ascoltando. interessante. Tu parti da uno screening iniziale dell'atleta. Sì, Quali sì. sono gli elementi che vai a considerare? Vabbè, gli elementi sono quelli a livello funzionale, quindi gli schemi motori, come si muove un atleta e vedere se possono essere migliorati la mobilità, piuttosto che il timing di contrazione, il reclutamento muscolare stesso. Sono, secondo me, componenti fondamentali per una persona che pratica uno sport a livello agonistico, comunque ha una performance di alto livello. Quindi se sappiamo come muoverci, alla fine siamo più economici e più efficienti possibili. Da lì poi vai a impostare una programmazione che immagino abbia ovviamente dei richiami con te o sono blocchi, cioè lavorano con te costantemente, cioè come imposti poi la programmazione di una serie di Entrambe, atleti? entrambe, cioè nel senso possono essere lavori brevi, perché comunque magari gli aspetti da curare sono minimi, o comunque c'è una prevenzione che viene portata poi avanti dall'atleta anche durante l'anno, se non lavoriamo costantemente insieme. Quindi mantenere una linea di lavoro secondo me è importante perché poi l'assimilare i carichi non sempre può dare dei benefici, no? Quindi bisogna saper gestire anche quel tipo di aspetto. La gestione del carico, la gestione del volume nel lungo termine, Esatto. e tu magari ti interfacci anche su quella che è la stagione agonistica dell'atleta, ci sono delle cose in particolare che fai che hai trovato particolarmente interessanti? Allora, sì, particolarmente interessante trovo il fatto di analizzare quella che è stato l'andamento della stagione appena conclusa, eventualmente. Quindi quanto ha giocato, piuttosto gli infortuni, eccetera. E nella parte di off-season si curano appunto gli aspetti che sono stati un pochino più tralasciati se non ha giocato tanto, quindi ci sarà magari da lavorare un po' più sul recupero e sul fatto di recuperare al meglio le energie, mantenendo comunque degli aspetti ben in evidenza. Mentre invece se per una serie di motivi un giocatore non ha giocato tanto durante l'anno, allora lì magari il lavoro può essere un pochino più specifico anche per quanto riguarda proprio la condizione atletica. E tengo molto a questo aspetto, il fatto di differenziare molto i carichi di lavoro perché comunque non tutti li assimilano alla stessa maniera e comunque poi le esigenze nel presentarsi nel ritiro estivo a una squadra sono diverse. Questa è la mia idea. Giusto. E a livello di strumentazione,
Ti affidi a qualcosa in particolare? Ci sono strumenti che utilizzi più che macchinari? Allora, l'occhiometro intanto è il primo strumento che un buon preparatore dovrebbe avere, quindi cercare intanto di capire quali sono le esigenze primarie. E poi ovviamente in base all'aspetto che vogliamo lavorare ci sono degli strumenti che comunque utilizzo più spesso rispetto ad altri, dal foam roll applicato alla mobilità come magari parte iniziale dell'allenamento, piuttosto che sull'allenamento funzionale, classici RX, kettlebell, manubri, bilancieri, che poi funzionali si intende sempre funzionali a quelle che può essere il gesto motorio specifico. E poi niente, si viene differenziato il lavoro da campo e il lavoro da palestra e da lì viene stilato poi il programma vero e proprio, insomma. Prima ho parlato della parte di recovery, ok? Più che della prevenzione, ok? Quindi c'è una parte di prevenzione, una parte di performance, una parte di recovery. Quella come la imposti, come ci lavori? Allora, la recovery intanto è un momento delicato, nel senso perché se fai una recovery vuol dire che hai alle spalle una mole di lavoro importante o comunque hai un infortunio che devi trattare o devi recuperare al 100%, quindi è un momento un po' particolare. C'è una parte di recupero attivo, comunque puoi gestirla in piscina piuttosto che lavorando magari con volumi ridotti e gestire bene l'intensità del lavoro. Invece per quanto riguarda poi la prevenzione infortuni, sulla prevenzione infortuni invece per me tutto può essere preventivo, può essere un lavoro di forza, può essere un lavoro di mobilità, può essere tutto preventivo in base al gesto che noi vogliamo massimizzare. Quindi la prevenzione secondo me è un aspetto molto più ampio della parola stessa, perché non c'è una specificità nella prevenzione. Se io prevengo un infortunio se mi muovo bene, se riesco a reclutare bene i muscoli, se i miei muscoli fanno poca fatica nell'essere comunque stimolati. Quindi questa secondo me la prima prevenzione è quella. Mantenere sempre alte delle componenti, quindi il reclutamento muscolare, per forza di cose dobbiamo sempre mantenerlo attivo. Basta solo dosare, secondo me, volume, intensità o comunque capire in che momento siamo della stagione, che cos'è il bisogno primario in quel momento dell'atleta. Ci sono delle indicazioni anche che condividi magari con altri specialisti in base di nutrizione, Sì, idratazione, integrazione. certo. La parte di nutrizione secondo me è molto importante, anzi risulta essere fondamentale perché deve essere funzionale, anche una nutrizione funzionale a quella che è lo sport che io pratico. E se introduco tot di alimenti vuol dire che mi servono poi per rendere al meglio in campo o nel mio sport, quindi assolutamente sì, anche per poi avere un'idea per quanto riguarda la composizione corporea, quindi il livello di massa muscolare, il tipo di idratazione, perché ovviamente se un atleta va incontro a una disidratazione può essere a rischio infortunio per quanto riguarda anche le lesioni muscolari, eccetera. Quindi sì, e anche poi con fisioterapisti o comunque che mi possano aiutare nel fatto della recovery, quindi anche scarico a livello muscolare o comunque per gestire quella che è poi ovviamente lo stress che tu vai a dare quando vai a fare una preparazione vera e propria. In questo caso tu lavori anche con altri professionisti, hai un network tuo? Ho una rete di professionisti che comunque collaborano indirettamente con me o comunque siamo sempre in contatto, eventualmente se stiamo seguendo un atleta insieme, e quindi penso che il rapporto tra le varie figure professionali sia fondamentale, perché non c'è una figura che ti può curare bene tutti gli aspetti, non esistono i tuttologi, non esiste uno più bravo dell'altro. Se c'è un buon lavoro di team, io so che nella mia parte ti do il 100% e sono sicuro che l'altra figura professionista che ti sta seguendo per quell'aspetto specifico fa lo stesso. Quindi sono molto favorevole, anzi, io consiglio questo, nel senso di affidarsi sempre a qualcuno che ha studiato per la propria materia e eventualmente confrontarsi, eventualmente cercare di trovare nuove strategie di lavoro per far rendere al meglio i propri atleti. Certo, ma anche questa è una visione
piuttosto internazionale. L'Italia sta arrivando, ci sono professionisti come oggi qua che danno un ottimo spunto di lavoro per la creazione di un network con altri Con altri professionisti. È professionisti. fondamentale saper riconoscere, saper dialogare, saper capire in che momento ci troviamo nel programma, nella pianificazione di un obiettivo con un atleta è fondamentale. Ancora è raro trovare persone che abbiano costituito un network serio attorno, però siamo sulla strada, anche noi sono anni so che ci dedichiamo a diffondere l'importanza di questo, mi fa piacere sentirlo, a chi lo fa bene. Grazie, grazie, grazie a voi. E quindi i tuoi prossimi obiettivi, hai detto continuare con la preparazione fisica individuale e Certo. nel futuro ci sarà probabilmente anche uno staff in ambito Ma me calcistico. lo auguro, quello è comunque un sogno che ho e lavoro per quello, però il fatto di curare l'aspetto individuale secondo me è una nuova frontiera della preparazione fisica anche all'interno di sport comunque collettivi. Siamo tutti diversi, abbiamo esigenze diverse e quello che conta è essere in grado di avere una performance di alto livello comunque durante lo sport, durante la gara. E personalmente, insomma, la mia filosofia mi porta a dire questo, insomma. Certo, ma guarda, è bello vedere questo grado di determinazione, è bello sentirlo, è bello condividerlo. Immagino che ci siano stati anche, perché è anche una grossa responsabilità quella di costruire Sì. se stessi la professionalità più che entrare da subito all'interno di uno staff e quindi condividere da subito, portare per carità la propria professionalità con grande responsabilità, delicatezza. Però ecco, anche costruire su se stessi, prendersi sulle spalle tutti i rischi del caso è, diciamo, veramente notevole, anche perché ci sono condizioni in cui se l'atleta si rivolge a te e va tutto bene, sei un grande, se invece qualcosa va storto, la responsabilità probabilmente anche da parte dello staff potrebbe ricadere su di te. Esatto. Quindi è una responsabilità da tenere fortemente in considerazione. Sì, effettivamente ci sono i pro e i contro, nel senso nel lavorare a livello individuale, perché hai delle soddisfazioni altissime, però il rischio comunque poi di infortunio è sempre dietro l'angolo, specialmente se poi è un atleta che comunque lavora in un collettivo, però si cerca sempre di fare le cose con cognizione di causa. E il fatto di avere un rapporto cristallino poi con quelli che sono i veri preparatori durante l'anno deve essere comunque sempre mantenuto, insomma. Non si Certo. fanno le cose di nascosto, comunque ci deve essere sempre la rispettiva e reciproca fiducia, no? In quello che è la gestione dell'atleta. Ti sei mai trovato in difficoltà in merito a questo? O anche per altre situazioni? Allora, in difficoltà no, nel senso l'unica difficoltà è quella di far capire perché fai determinate cose o comunque anche l'esigenza dell'atleta, no? Di per sé, perché può succedere che in un gruppo si possa perdere quella che magari è insomma, l'attenzione per quanto riguarda un unico atleta, no? Perché comunque sono tanti e certi aspetti ogni tanto possono scappare. Quindi è quella in realtà la vera arma in più, no? Il fatto di avere sempre sotto controllo l'atleta individuale per poi inserirlo all'interno del gruppo senza rischio. Questo. In altre situazioni hai mai dovuto far fronte, diciamo, a momenti più difficili, Di anche. comunicazione, più di comunicazione che di lavoro vero e proprio, perché comunque non ho mai avuto problemi, Con fortunatamente, l'atleti che sono con fatti. atleti, no. Forse di comunicazione per quanto riguarda un infortunio che magari può essere gestito in maniera diversa, però comunque per adesso no, fortunatamente. Il fatto di aver comunque sia viaggiato, esserti spostato e aver preso da solo fatto da solo questa scelta, ti ha portato mai a vivere momenti magari più difficili di altri nel capire come posizionarti, come inserirti al mercato? Sì, molto. Specialmente se poi vuoi inserirti all'interno di uno staff, quello sì, perché comunque è una nuova filosofia questa, no? Perlomeno è nuova nell'inserimento, non tanto nella gestione stessa.
Per quanto riguarda farmi conoscere per quello che faccio, no, perché comunque è venuto da solo, non sono io che l'ho cercato, il fatto di comunque avere una qualità del lavoro sempre, la ricerca della qualità sempre, sempre massima, mi ha aiutato, quello sì. Guarda, guardare da fuori è veramente bello e motivante quello che stai facendo. Ti ringrazio, apprezzo molto perché la prima cosa è il fatto di sentirlo da persone che magari dall'esterno vedono quello che fai. La prima soddisfazione è quella, insieme a quella degli atleti, insomma, con cui lavoro. Se sono contenti loro, il fatto che facciamo lavori magari che escono un po' dall'ordinario e vedere i risultati, vedere che comunque migliorano, quello per me è il primo risultato. Poi il resto, quello che viene, insomma. Certo. L'ambizione c'è, però sempre con umiltà, il fatto di volersi migliorare, volersi continuare comunque negli studi anche all'estero, perché comunque ho tratto giovamento in quello che ho fatto e niente. Io ti auguro di continuare così alla grande, di continuare ad avere questa passione, questa forte determinazione. Sicuramente la passione non mancherà mai. Esatto, Non deve mancare perché poi è il messaggio primario che un vero preparatore, secondo me, dovrebbe passare al proprio atleta, insomma, cioè il fatto di stai facendo qualcosa che comunque tu ami, devi farlo al massimo, devi cercare comunque di trarre la miglior condizione possibile, no? Nel fare quello che ami. Quindi noi preparatori siamo lì apposta, a cercare di motivare, a cercare di farti rendere al massimo. Quello poi in campo ci va l'atleta e i risultati poi sono merito suo, insomma. Infatti penso che l'aspetto motivazionale, l'aspetto psicologico, emotivo, questo sia molto interessante da analizzare perché quando lavori all'interno dello staff e lavori con una squadra, nel caso del calcio, ovviamente il rapporto sì, c'è anche individualmente, ma principalmente è collettivo. Il lavoro che fai tu ti porta ad avere un rapporto molto stretto con un singolo individuo, un singolo giocatore, una singola persona, Persona. e quindi il lavoro anche di tipo emotivo è veramente diverso. Ecco, lì c'è forse una grande differenza con il lavoro che fai all'interno della squadra. Come Sì. È lo imposti questo rapporto? sempre soggettivo perché comunque l'atleta assimila gli stress in maniera completamente diversa da un suo compagno, insomma, il fatto anche di non giocare o giocare bene o fare bene durante la partita, insomma, ci sono emozioni che vengono sempre fuori e quello è importante sapere comunque cosa ti vuole dire l'atleta, come si sente l'atleta per poi tarare eventualmente o gli allenamenti o i giorni di recupero in base a quello, insomma. La difficoltà è che ogni persona è diversa dall'altra, quindi il fatto di entrare nel rapporto con un atleta, creare un feedback, creare un feeling particolare, insomma. È lungo come percorso, però una volta che comunque si instaura, sai che quell'atleta ti reagisce in una certa maniera e che quello che tu fai, quello che tu gli dici, può fargli solo bene, insomma. Bello. Ripeto, io ti faccio i miei auguri per continuare così alla grande Grazie e mille, grazie, spero ci apprezzo siano tantissimo. anch'io che tu sia qua e sono sicuro anche che chi ci sta ascoltando abbia potuto trarne enorme vantaggio. L'invito è quello, magari eventualmente contattarti, il link li abbiamo dati a Grazie. seguirti e spero ci siano anche altri momenti per incontrarci e Lo spero che vengano presto, insomma. dialogare. Grazie. Grazie a te. Ciao. Ciao.